Se volete fare facilmente cassa con le scommesse sportive, Maestro 2.0 è quello che fa per voi. Vi ricordo che il gioco è vietato ai minorenni e che dovete giocare senza esagerare. Link in descrizione. Parliamo di Milan e nel particolare di un obiettivo che si sta facendo sempre più caldo. Mamma mia. Non mamma sto a dire mia. Una cosa assurda. No, niente cose zozze, no, assolutamente. Ma stiamo a parlare? Stiamo a parlare del Gallo. Del ragazzi, Gallo, ragazzi. Miei, gallo ragazzi Belotti. Miei, il Gallo Belotti potrebbe partire destinazione Milan con l'offerta giusta che potrebbe arrivare con qualche piccolo aggiustamento da parte della dirigenza rossonera. Perché Cairo chiede 100 milioni di euro, ma... Ma ne parliamo dopo la sigla. Ecco, va bene. Vai. Vai. Sì, Ma che c'è? Ma che è sta roba? Che? Ma che? Sui capelli, ragazzi. Ma che? Vabbè, ciao. Non so riuscire. Lascia per. Non me se legano. Che la... Non te se legano. No. Ciao. Ciao ragazzi, ben ritrovati. Siamo tornati con questo nuovo video perché appunto che cosa è successo? È successo che è cascato l'uomo dentro al cesso. Perfetto. Di che cosa dobbiamo parlare? Dobbiamo parlare del Belotti, ragazzi, che comunque il Milan, nonostante abbia già speso parecchi soldini nella campagna acquisti, gli manca comunque una punta. Hanno ufficializzato già che sì. Rodriguez, Musacchio, Batacchio, chi era quell'altro? E Biglia, cioè, e Biglia che dovrebbe che essere praticamente quasi fatto, quasi ragazzi miei. Ma dobbiamo dire appunto che gli manca il fulcro del gioco in attacco, sì. Perché a quanto pare Bacca non viene considerato affidabile. La Padula non viene considerato affidabile. Avevano virato su Alvaro Morata, avevano offerto 60 milioni di euro a Real Madrid, ma dalle parole dello stesso Alvaro Morata non c'ha intenzione di andare al Milan, ovviamente, perché probabilmente più che altro c'è lo United, diciamo. No, ma lui l'intenzione sua è proprio quella di restare a Madrid. Sì, cioè, la base sua è quella di restare a Madrid. La base sua è quella, ma se proprio dovesse scegliere una destinazione d'onda, preferirebbe una diversa dal Milan, assolutamente, che potrebbe appunto lo United. Sì, perché a quanto pare gli sono stati offerti parecchi soldi, non solo a lui di ingaggio, ma proprio al Real Madrid come offerta. Se parla di 90 milioni di euro, non so fino a che punto possa essere vero, perché sono solo voci, non c'è niente di ufficiale. Ma detto questo, dobbiamo parlare del Milan, perché il Milan si assicurerebbe uno dei prospetti più importanti del calcio italiano, di questa Serie A, ma soprattutto in generale del calcio italiano. Come vedi tu Belotti al Milan della prossima stagione? Beh, potrei vederlo molto molto bene, perché sarebbe il fulcro dell'attacco, quindi... Te posso vedere questi capelli? Che te posso fare? Vabbè, quindi... qua sopra, va. Ecco, va bene, quindi continua, parla pure. Niente, dicevo che comunque Belotti sarebbe il fulcro del gioco offensivo del Milan, quindi tutte le azioni passerebbero per lui, perché abbiamo visto pure quest'anno col Torino un giocatore capace di segnare tantissimi gol e di confermarsi sui livelli che l'hanno portato poi a inizio 2016 a segnare, sembra, 11 gol nell'arco dei pochissimi tante reti, cioè tante insomma reti. Un grande attaccante che potrebbe fare le fortune del Milan, ma è un attaccante che non solo se va a caparrare i palloni che gli consegnano, ma è un rapinatore d'area vero e proprio. Beh, quello che è un giocatore mobile, immobile gioca un'altra parte, ho detto mobile. Ah, ok, no, vabbè, sì, è mobile, nel senso che comunque se muovete qua, se muovete là, alla fine quando entra in area di rigore, passaggio o non passaggio, c'è sta la televisione accesa, non ti devi distrarre, no, tranquillo, potrebbe appunto segnare in qualsiasi modo, sia da passaggio sia appunto uno è che prende palla, segnare ammazza qualcuno e testa, de destro, de sinistro, de terza de gamba, potenza, de... No, terza gamba no, terza non mi sembra no. Ancora no, non ancora mi pare, no, manco no. A me. Però insomma, rivediamo, cioè Belotti è un gran giocatore. Forse l'unica cosa che potrebbe frenare un po' il Milan nella riuscita della trattativa è il prezzo, perché comunque Urbano Cairo chiede 100 milioni. Però non c'è una clausola e l'intenzione di Cairo perlomeno sarebbe avvicinarsi e non discostarsi quindi troppo da quella cifra che richiede, quindi sulla novantina dei milioni. No, 85. 90, diciamo che ne vuole 100, ma sembrerebbe appunto, cioè, che non scende però di sotto di quella soglia. No, non scende assolutamente al di sotto di quella soglia, ma potrebbe, visto che comunque il Torino c'ha interesse a cercare qualche buon giocatore oltre a Belotti come contropartita per
Capito che ho detto? Per abbassare il prezzo. Assolutamente sì. E quindi con 65-70 milioni più una contropartita si potrebbe chiudere l'affare. Secondo me invece si arriverà, se proprio si dovesse concludere l'affare, a 60 cash più due contropartite. Due contropartite addirittura, ma diciamo queste contropartite, perché se parla allora di Bertolacci, che sarebbe un fallimento totale. Te lo posso dire con tutta certezza. Gli avevo rifilato un pacco al Milan. Ma guarda, mi dispiace perché comunque col Genoa aveva dimostrato di essere un gran centrocampista, cioè veramente sì, veramente bravo, sia in fase di interdizione che in fase di inserimento, segnava pure, aveva parecchi gol, cioè veramente veramente bravo. Al Milan si è un po' perso per strada, forse ha sentito il peso dei 25 milioni, sono stati spesi per lui 20-25, non mi ricordo quanti sinceramente, ma sono 20 solo milioni la... sicuro, no, 20 di sicuro. Più, secondo me di più, ma comunque ha reso parecchio la Roma. Detto questo, una delle contropartite potrebbe essere lui, ma se parla di Niang, se parla di Kučka, che potrebbe comunque essere anche un giocatore Kučka, secondo me molto da Torino, ti dico la verità. Guarda, Kučka già quest'anno nel Milan e anche l'anno scorso aveva fatto una grandissima stagione, perché comunque c'era quella cattiveria, la sostanza, la cattiveria che gli permette comunque di adattarsi pure in una grande squadra, tra virgolette grande come Milan, perché comunque c'ha un blasone adesso. Il Milan adesso c'ha un blasone e deve ritornare grande. Deve ritornare ad essere non grande. Ci stiamo a prendere in giro, insomma, sei arrivato sesto in classifica, insomma. Mi dispiace per voi non ragazzi. È più una grande squadra, almeno per il momento. Però ragazzi miei, se comincia a comprare potrebbe veramente fa cose molto importanti. Esatto. Appunto, proprio ripartendo da Belotti, ma già dagli acquisti che sono stati fatti, praticamente ha rinnovato il centrocampo. Se parla pure di Zapata, come se parla pure di Zapata, ma sinceramente Zapata, ragazzi miei, è un giocatore che tra alti e bassi fornisce buone prestazioni, però insomma certe volte si perde un po' più. È un difensore d'esperienza, perché comunque sono tanti anni che gioca per in carità, Serie A, tra Udinese e Milan. Non lo metto in ha dubbio, però la il sua Zapata, buona carriera. Il Zapata, quello dell'Udinese, secondo me è lontano anni luce. No, vabbè, quello era... Concedimelo. No, 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 vabbè, quello era veramente veramente forte, cioè un grandissimo grandissimo difensore. Quindi insomma vabbè, passa il tempo e giustamente ci sono calciatori che si perdono per strada. Solo a FIFA è rimasta una bestia, no? È vero, è buggato. A FIFA è buggato, vabbè. Belotti potrebbe appunto diventare il futuro del Milan. Sì. Come lo vedi tu il Milan con gli acquisti che ha fatto finora e con un Belotti in più? Allora, il già anno. I quattro acquisti che ha fatto, perché io ormai li considero proprio quattro, nonostante Riccardo Rodriguez verrà ufficializzato a brevissimo e può essere pure che nel momento in cui io pubblico questo video è già stato ufficializzato, esatto, perché lo stavo a fare la sera prima e va bene così. Esattamente, e a brevissimo ancora Biglia. Insomma, un centrocampo totalmente rinnovato. Centrocampo che totalmente sì. rinnovato, che comunque gli farà comodo, perché comunque che si garantisce secondo sostanza me, e dinamismo. Te posso interrompere Biglia garantisce qualità. Secondo me è proprio il centrocampo il problema del Milan della scorsa stagione, che non gli ha permesso ma non solo di fare quel stagione, balzo di qualità pure di un paio di stagioni fa. Però comunque sia, secondo me c'è ragione pure te, perché con quel centrocampo lì, con quell'attacco lì, se riuscisse anche a mantenere quel Deulofeu là davanti, voi immaginatevi Deulofeu, Suso e Belotti. Deulofeu mi sa di no. Credo infatti che il Barcellona dovrebbe riportarselo a casa. Mi sa proprio di sì, perché era già in procinto, cioè lo dichiarò proprio, mi sembra, il vicepresidente del Barcellona. Sì, però appena a quanto ho capito anche le volontà del giocatore dovrebbero contare un minimo, nel senso che se Belotti, buonanotte, se Deulofeu, scusa, decide di non voler fare la panchina a Barcellona, magari ci si potrebbe accordare. Sicuramente, sicuramente. Comunque al Milan ci avrebbe il posto da titolare, al Barcellona che va a fare? Fa la panchina, ma mi sa che manca la panchina, forse pure la tribuna. Ma detto questo, detto quindi, questo, come lo vedi tu il Milan a livello di posizione in classifica? Considera pure Musacchio e considera che sicuramente arriverà qualche altro rinforzo. Che c'è poco da dire, che insomma è un'ottima squadra, cioè sulla carta per il momento comunque si sta rinforzando in ogni reparto. Certo. Manca sicuramente ancora qualcosa e soprattutto c'è la grana Donnarumma, ragazzi, che quella secondo me penso che quello è sia la cosa più importante che il Milan potrebbe fare. Ma qualora dovesse trattenerlo, te rifaccio la domanda per la dodicesima volta. Allora, in posizione in classifica non lo so. Forse sarebbe ancora leggermente sotto, cioè sulla carta adesso, perché poi non so gli acquisti che faranno in futuro. Ok. Da qua ad agosto voglio a te. Sarebbe un filo sotto Milan, Roma e Napoli. Ok. E per raggiungere la Juventus, secondo me ci vorrà ancora tanto. Ce ne vuole di strada, quello è a meno che non incapperà la prossima stagione, in cui ci saranno sia Juventus, Roma e Napoli che faranno un tracollo clamoroso in campionato, che non gliene fregherà niente e si concentreranno su altri obiettivi, tipo se la Champions. Se Roma comincia a vendere come che e non compra, ovvio che il Milan potrebbe superare la sua carta. Potrebbe pure approfittarne, perché non ci dimentichiamo che poi all'inizio di questa
quest'anno il Milan aveva fatto una grandissima figura. Era partito bene. E se la stava a lottare per primo posto, ragazzi, non lo dimentichiamo. Non ce lo dimentichiamo assolutamente. E quindi ti dico la mia, secondo me con Belotti, con un gioco che comunque devono girare la palla sempre e solo per lui, perché se vai a prendere un attaccante del genere tu devi giocare per lui alla Luca Toni al Verona, alla Luca Toni al Palermo, alla Luca Toni alla Roma, ma pure alla Fiorentina. Quello è il discorso, secondo me è quello. Se riescono a far girare una squadra davanti a Belotti, che è giovane e di prospettiva, non solo te può diventare capocannoniere, ma soprattutto te potrà dare quell'apporto e quei punti che te potrebbero consentire tranquillamente di arrivare almeno terzo in classifica. Mamma mia, sì sì sì. E non dimentichiamo pure che dal quarto posto in poi la Champions League è Champions League assicurata, dal quarto, ragazzi, al primo è Champions League assicurata, dal quarto al primo. Boh, guarda che hanno cambiato le regole, abbiamo detto una stupidaggine di quelle esagerate, a noi ci risulta questo. Poi se sapete qualcosa a merito fatecelo sapere. Ci fate sapere pure che cosa ne pensate dei Belotti al Milan. Secondo voi il Milan riuscirà a strapparlo alla concorrenza? Non ci dimentichiamo che Belotti ha ambito tantissime squadre, tante squadre, però nessuna sembra disposta, non so perché, a sborsare i 100 milioni che richiede Urbano Kaio. Effettivamente sono un po' troppi, se pensi che Quinn è stato pagato 90. Beh, effettivamente Belotti è molto più giovane, quindi va bene così. Mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale. Prossimo video mondo del calcio, fanta calcio, calcio mercato, fanta qualcosa. Almeno quanti like? Niente like, fate voi, niente ragazzi, like, miei. Dai, se oggi ci sentiamo buoni, che bontà, ragazzi, sì, miei. Sì, bontà d'animo, mamma mia, delfino curioso. Ci vediamo alla prossima, raga, bella, ciao.